Klaus Algevi, l'estate dovrebbe dare i suoi frutti migliori in questo momento, invece raccogliamo molte lamentele da parte di commercianti, di balneari e anche di coloro che gestiscono le strutture ricettive. Qual è la situazione? Ah, siamo già a stagione iniziata abbastanza avanzata, che il comparto in realtà è in crisi, sono in crisi tutti i comparti, ma non è soltanto quella della Calabria, è tutto il sistema imprese d'Italia, del mondo che è in crisi. Noi un modo particolare in più, perché eravamo abituati che già di queste periodi avevamo il boom e diciamo è pieno di ogni posizione, sia balneare sia albergatori. Quelle che ci arrivano è quello che in realtà ci sono perdite rispetto all'anno scorso enorme, ma questo ormai noi non li calcoliamo più, noi stiamo andando avanti per poter sopravvivere e cercare di risolvere i problemi e far passare quest'anno, e questo ormai è l'emergenza. Mi pare che ad agosto dovrebbe, dai dati che ci arrivano, essere migliore, nel senso sempre se in realtà il virus si ferma e come in realtà si sta controllando in Calabria, siamo a contagi, si può dire, quasi sullo zero rispetto alle altre regioni. Questo un po' ci aiuta in più e tutti gli imprenditori sono lì in qualche modo a ricevere in tutta sicurezza con ogni pompata di famiglia. Secondo lei anche la politica o magari alcune, per esempio, decisioni politiche in questo momento hanno gravato? Ma guarda, quello che ha fatto la politica regionale è quello che ci ha ascoltati un po' tutti, da balneare all'albergatore, al commercio, a tutte le piccole e medie imprese, per poter procedere anche con degli aiuti. Non sono certamente quelli gli aiuti che fanno in qualche modo decidere all'imprenditore se rimanere aperto oppure no, non sono certamente le 2.000 euro. Noi la politica chiediamo una visione, chiediamo di avere progetti più grossi per il futuro, cioè noi come imprese interessa poco avere 2.000 euro, ma interessa a parte la burocrazia e avere un mercato, quindi una visione veramente fatta sul turismo, perché crediamo che il turismo e la cultura in Calabria, con tre parchi nazionali, tra cui uno più grande d'Europa del Pollino, e con due mari, noi abbiamo in un modo naturale già tutto, quindi ecco, questo va valorizzato, questo va messo in rete e questo ha bisogno di una visione molto lunga, investimento lungo. Se la politica ha questa intelligenza di non pensare ad oggi o alla prossima campagna elettorale, ma a pensare a un futuro, è il momento che della crisi noi possiamo in qualche modo uscire. Ho dei dubbi che questa politica abbia queste caratteristiche, ma noi siamo lì in qualche modo a sollecitare e siamo forse del governatore che in qualche modo vede un po' più lungo rispetto ad altri. Ecco, il vero problema è da settembre in poi però. Ma il problema sarà da settembre in poi, sarà per molte imprese, da ottobre in poi, dipende anche da visto come si agisce, questo lo sappiamo, ma non è soltanto un problema nostro, noi siamo in emergenza, in un'emergenza mondiale, in emergenza anche l'Italia, e questo è normale che siamo preoccupati da settembre o dopo in poi, ma non perché molto lo dicono, ma non per uno, questo lo andremo a vedere se il virus poi va avanti oppure no. Certo, se si ricade una chiusura di nuovo e la politica non ha quella visione di decidere in qualche modo e calcolare se quella chiusura oppure no, sarebbe un disastro, questo senza ombra di dubbio, e a quel punto se le imprese non si alzano più significa il crollo totale, significa in realtà preoccupazione molto pesante.